martedì e oggi la luna è piena. Buongiorno Starkun, come stai oggi? Alla grande! Wow, rassicurante! Ecco perché sei tu il leader. Comunque stanotte faremo una piccola riunione sulla missione, per cui torna subito al dormitorio dopo la scuola. Ah, proprio instant? Oggi le lezioni sono finite, torniamo a casa oggi. Eccoci qua. Dota. Hanno arca. Matte kudasai. Mitsukemashita. Shigaichi ni ohwada no shadow hanno. In città addirittura, eh? Hontou ni kita. Mi sembra strano che ci avete messo così tanto a scoprirlo, ma comunque. Che è il posto che parlavano le ragazze l'altra volta, eh? Esatto. Quanto ci fai che ho indovinato? Quanto ci fa... L'altra volta ho detto, secondo me, la butto totalmente a caso, sono gli amanti. Perduti a coppie. Non può essere altrimenti. È meglio che non la conosci, secondo me ci sono i Love Hotel. Quanto ci fai? Adesso lo menano. Cosa? Anta ne. Oi, oi, e tu che ne sai, scusami. Amusement hotel? Devi dirci qualcosa? Apriamo e chiudiamo una parentesi. Ricordiamoci che in Persona 4 la professoressa, pur di risparmiare e pur di fare qualcosa, prenota per tutta quanta la classe un Love Hotel. D'accordo. Senti chi parla. Ciao. Kodomo wa docchi yo? Okay, iko ja. Iko ka. Watashi, kyō no sakusen wa zensen de tatakau yoyaku shimasu. E se io ti tiro fuori? Yoyaku sei nano? Sa, genba no shiki wa dare ga yarun desu ka? Chi cazzo vuoi che sia il comando? Sempre io. Esatto. Ima made douyō, konkai mo kimi da. Ovvio. Sore to, backup wa konkai kara sakusenji mo Yamagishi ni. Hai. Sai che ti giuro? Se è possibile la tolgo, ma solo per vedere la reazione, se c'è una reazione particolare, ma ne dubito. Partiamo da qui, eh? No, ovvio, lo immaginavo. Oh no! Non ne avevo la certezza, ma avevo la speranza. Si sono resettati tutti, ogni volta che esci torna più basso. Maledizione, che sfiga. O magari solo durante le fasi di luna piena, magari uscendo e rientrando dal Tartaro rimane pieno, magari no, non ci ho fatto caso. Mi chiedo se troveremo qualche oggetto consumabile che ci faccia aumentare la teurgia, nel senso che tu lo mangi e ti aumenta di una, due, tre tac la teurgia. Sarebbe abbastanza rotto, ma sarebbe utile. Ok Fuka, andiamo. Sei pronto? Avvia l'operazione. Mi preparo a fornire supporto, così puoi andare. Brava ragazza. Ricordo male io o è lo stesso hotel di Persona 4? No, voglio la conferma. Sì, è sempre lui, Dio mio. Sarebbe strano scoprire che poi la professoressa ha legami con tutta sta storia, però va bene. Champs de Fururu? Adesso lo dice Mitsuru. Shan de Fururu da. Shan de Fururu. Hanabatake ka. Machigai arimasen. Hanno wa... Non mi aspetto niente di diverso dagli amanti. Lida, iku yo. Sassato katasukete yarun dakara. Andiamo allora, forza. Perché ho paura che Yukari farà casino?
Percepisco una presenza potente di sopra. Deve essere il nostro bersaglio. Si nasconde in una stanza più grande al terzo piano. Andateci subito e trovatela. Certo, però prima voglio visitarmelo per bene sto posto. C'è una barra dietro al banco della reception, chi l'avrebbe mai detto? Ti immagini se la stanza dove dormiamo noi in persona 4 è la stessa stanza dove succedono sti casini? Il segnale proviene dal terzo piano, giusto? Dovremmo andare a occuparci delle ombre. Lo so, ma volevo vedere se succede qualcosa. Perché se mi metti la stanza visitabile vuol dire che qualcosa succede. Eccola qui, la stanza gigante. Percepisco un'enorme presenza dietro quella porta. Sei pronto? Andiamo. Ho messo Matador per primo? Beh, oddio. Mica tanto. È un nano panzone e una donna con la testa di albero, voglio dire. No, ho dimenticato le canzoni. Va bene. Ok, conta come unica persona, quindi. Sì, conta come unica, d'accordo. Vediamo se possiamo... ne dubito, no. Meglio attaccare e basta. Vai. Garula! Take over. Belle quelle canzoni di Persona 5. Certo, adesso non era il momento, però apprezzo lo stesso. Dunque, tu invece... Ok, penso che non sia debole a nulla. Ma non ci giurerei. Makouga! Ok, forse è debole all'oscurità? Ho sbagliato io, colpa mia. Vediamo. Scansionamelo. No, non è debole a nulla. D'accordo, va benissimo. 35 è una spesa più che accettabile. Tu, curati tutti, che così vai di teurgia dopo. Perfetto, brava ragazza. Tu invece a questo punto proviamoci. Non penso funzioni, però. Infatti, immaginavo e va bene così. Perfetto. Dottrina? Non ho letto il nome, ma che figata. Sì, ha spaventato tutti tranne noi. Ok, d'accordo. Il problema è che ho paura che scappino tutti qua. Per fortuna abbiamo del cioccolato e abbiamo della cura paura, quindi vai. Ma tu, per esempio, hai Patra? Non mi ricordo. Sì, perfetto, che così aumentiamo anche le statistiche se avanza come cura. Perfetto, vale, perfetto. Cura paura, anche se penso che ce la faccia di nuovo. Penso proprio che ce la farà di nuovo. Quindi tu, pugno sonico. Bello resistente, porca troia. Attacco ristabilito, d'accordo, bello. È il momento di iniziare a fare botte sul serio. Getsu, hey! Siamo in piena luna piena. Bella, 314, dai. Teurgia e abbattilo, forza. Visto che sei così bella piena di energie, è il tuo momento, Yukari. Ok, ha fatto quanto abbiamo fatto noi, onestamente, quindi ci può stare. Tu, continua a colpire col ghiaccio. Ok, i danni ci sono. Tu invece, pugno sonico. È il massimo che possiamo fargli fare al momento. Minchia, che male che fa sto attacco comunque. Getsu, hey! Perfetto, dai che gli facciamo un sacco di male. No, sbagliato. Media, cura tutti. Ecco, fatto. Ma sai che quasi quasi... Sì, tanto, vai. Il peggio che può fare è aumentare le statistiche. Il meglio è curarci.
Ok, ciò aumenta le statistiche a lui. No, peccato, sarebbe stato molto utile però. Quindi continuiamo a colpire duro. Tanto adesso di sicuro ci fa di nuovo l'attacco della paura. Quanto ci fai? Dobbiamo sperare di ucciderlo adesso. Cavolo, no! Dovevo usare la teurgia. Esatto, dell'apocalisse. Tutti paurati, fantastico. Dai, colpiscilo, ti prego. Infatti. Ok, ok. Patriamo. Ecco qua. No, che palle. Siamo tutti impauriti. Non è stato colpito dalla paura, grande. Fantastico. Grande il senpai. Grande il senpai che adesso gli tira una fulminata dritto nel cuore. È ancora vivo. No, è morto, perfetto. Meno male. Ok, 12.000 punti. Il taroccolo ierofante. Non avevo letto il nome. Ho sbagliato a quanto pare. Brava Yukari che sale di livello. E Zionga. Bravo, bello lui. Finalmente iniziamo a salire di livello con i danni. Bravi ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo battuto il nemico. Ottimo lavoro, gente. Aspetterò fuori. Perché mi sei... A parte che stavo dicendo c'è una stanza segreta. Persino la porta del bagno è esagerata. Scommetto che all'interno è lo stesso, eh. C'è qualcosa di sospetto in questa zona, vero? Quanti bagni ci sono, scusami? Ah, perché questo c'ha la vascona gigante. Peccato che lo specchio non ci riflette. La porta è chiusa. Ovvio. Sembra tenuta chiusa da una forte energia. Non ci credo, perché? Sento ancora un'ombra in quella stanza. Eh? Ma se abbiamo... Non è la stessa di prima, ma dove si nasconde? L'ombra dovrebbe trovarsi in questa stanza, giusto? Dobbiamo trovarla. Allora, iniziamo dalle basi. Dentro lo specchio? Ovvio. Eh? Ehi, sono io, questo specchio ha qualcosa di strano, non riflette. Lo sapevo. Oh, la madonna! Catlus. Che succede? No, aspetta. Cos'è sta roba? Che succede? Perché c'è Yukari che si sta docciando? Ma... Scusami. Dove mi trovo? Ho la mente annebbiata. Non ricordo perché sono qui. Beh, non importa. Sento l'acqua della doccia scorrere in bagno. Abbraccia il desiderio. Sento una strana voce risuonarmi nella testa. Pharos? Pharos, stai esagerando forse? Ok. Beh, non è vero che esiste solo il presente. Il futuro non è che fantasie e ricordi un'invenzione. Ci sta chiedendo di... con Yukari? Qualcosa non torna, eh. Non posso cedere. Ok. Sì, e quella porta si trova in mezzo a due gambe. Se vogliamo fare gli schifosi, eh. No, grazie. La mia mente si fa più chiara. Pare che qualcosa stesse cercando di manipolare la mia mente. Qualcuno ha chiuso la doccia in acqua. La doccia in bagno. Ehi là! Ciao! Adesso si mette pure ad urlare. Ecco appunto. Yeah! Lo sapevo, quanto cliché! Sembra anche la mente Yukari venisse manipolata. Ma porca troia. Ti sento. Quanto tempo è passato, scusami. Ok.
Va bene. Effettivamente mi sembra un po' deboluccio il nemico, eh. Ti ho sentito. No, non è successo niente. È ricarina comunque, eh. Sì, signora. Mi dispiace, ho percepito solo un'ombra. E detesto portare altre cattive notizie, ma se sollevate una barriera nella struttura, non potremmo raggiungerla passando di qua. Dobbiamo fare il giro lungo, quindi. Beh, diamo la colpa all'ombra che ci ha intrappolati qui. Sto cercando un modo per abbattere questa barriera. Nel frattempo, radunatevi al secondo piano. D'accordo. Quindi eravamo anche al piano terra, d'accordo. Risaliamo. Quindi eravate al piano di sotto, eh? E voi due, invece? Non mi aspettavo di trovarne un'altra. Ad ogni modo, voi due ve la siete cavata? E tu? Niente di strano, niente di niente. Certo. Oh, e se... Ho capito, sono gli specchi. I segnali degli specchi nelle stanze sembrano risonanza con l'ombra principale. Se riusciamo a rompere quegli specchi, forse saremo in grado di spezzare la barriera. D'accordo, in quali stanze si trovano questi specchi? Rilevo qualcosa nella stanza 204 e 205. Provate a raggiungere le prime quelle due. D'accordo. La 4 e la 5, eh? Quell'ombra aveva qualcosa di strano. Sì, non rifletteva il nostro riflesso. Sai che mi aspettavo un nemico? Oggetto smarrito. Recupero anima. Cura un alleato, ok, è una cura. D'accordo. E intanto c'è qualcuno qui, disteso totalmente. Beh, ecco lo specchio. Quindi lo rompiamo e basta, no? Va bene, è ora di farla finita con questa storia. Aspetta un momento. Il segnale è vicino, ma non sono del tutto sicura che lo specchio sia giusto. Potresti controllare anche nelle altre stanze per sicurezza? Ottima osservazione. Meglio prudenti che dolenti. Prepariamoci ad ogni evidenza prima. Altri oggetti smarriti? Ma questo giro no. Peccato. Va benissimo, distruggiamo lo specchio. Ok, ecco lo specchio. Ah, aspettate, c'è qualcosa di diverso rispetto all'altro. Sicuro? A me sembra uguale. Noti qualcosa, Star? I nostri riflessi? Adesso che me lo fai notare, questo specchio riflette tutto, tranne noi. Già, ripensandoci, come dello specchio nella stanza in cui ci trovavamo prima. C'è sicuramente qualcosa di strano in uno specchio che riflette tutto tranne le persone. Non possiamo sapere per certo che sia quello giusto, ma vuoi provare a romperlo per vedere? Rompilo! Lo sapevo! Ora dovremmo riuscire ad arrivare all'ombra, giusto? Oh! In realtà il sigillo è ancora integro, ma avrebbe dovuto... Niente panico, puoi rivelare altri segnali simili? Vediamo un po'. Ci sono, rilevo un segnale da uno specchio al terzo piano. Allora dovremmo rompere anche quello, giusto? Fuka, riesci a capire in quale stanza si trova? Mi dispiace, non riesco a indicare l'esatta posizione. Ci sono troppe interferenze per il segnale principale. Immagino che dovremmo andare a cercare un altro specchio che non mostri il nostro riflesso. Dovrebbe essere all'interno di una delle stanze al terzo piano. Buona fortuna. Ma sai che quasi quasi, se posso, prima visito le altre stanze. Sia mai che ci siano altri oggetti smarriti, no? chissà cosa stavano facendo. Oh, ma guarda, questo specchio ci riflette ora. Altro oggetto smarrito, perfetto. Mad Bull, vabbè, niente eccezionale, ma l'accettiamo. Ok, questo ci riflette. Vediamo questo. Questo ci riflette. Beh, deve essere questo se non è la stanza principale, allora. Scusami. Sì, sono tre cacchio di... Ok, chissà cosa stava succedendo. E infatti neanche le bare sono riflesse, perché sono persone. Rompiamo lo specchio. What up? Il segnale principale è svanito del tutto. Ora il sigillo è stato spezzato. Eccellente, allora la stanza del bersaglio ora dovrebbe essere accessibile. Siamo comunque indietro col programma. Muoviamoci. Andiamo. L'ombra attende dietro questa porta, sei pronto? Andiamo. Chissà chi è quest'ombra. Quindi opera tua. Combattiamo. Evoco la maga nera. Perché? Che è successo? Gli amanti, avevo ragione, non me ne aspettavo due, onesto. Non me ne aspettavo due, però... Combattiamo! Beccati questo, faccia di merda!
Non credo che abbia qualche debolezza, però per sicurezza, meglio controllare. Brava, 528, non male. E visto che in questa fase facciamo un sacco di male, dato che è la luna piena, Getsuei! 500, porca miseria. Che batostata. Bufulu! Bella sta musica. 140, non male, brava, complimenti. Tu invece, Sosukaja. Perfetto, bravissimo. Orca miseria. Il più è che dobbiamo curarlo per davvero, eh. Spezza cuore. Madonna mia. Lo vedo. Orca miseria, lo vedo. Certo, lo faremo. Allora, tu direi che curi assolutamente lui. Il più è, lui è ancora ammaliato? No, sembrerebbe di no, perfetto. Tu, Getsuei. Perfetto. Tu invece, direi ancora Bufula. Sì, 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 continuiamo. Perfetto. E quindi è il momento della vendetta. Zionga. È vero, dovrei usare resistere all'elettrico, eh. Aia, aia, aia. Ma che palle, solo su di noi? Usa Patra, che così aumenti anche la tua teurgia. Perfetto, bravissima. Noi invece continuiamo a Getsueiare. Perfetto. Tu invece teurgia. Ci conviene, cacchio, aspetta. No, vabbè, forse si concentra solo su Akiko. Nella speranza. Nella speranza che lo faccia solo su Akiko. Esploso. Sai che a questo giro la cura la usiamo con lui? Sì, 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 avevamo assolutamente bisogno di curarci. Bastardo? Porca troia, 1500. Brutto bastardo. Allora, calmi un attimo. Non ha debolezze, peccato. Cura tutti, che così aumenti la tua teurgia. Perfetto, bravissima. Direi che è il nostro momento per usare anche la nostra di teurgia. Cadenza oppure questo? Anzi, sai cosa? Teniamola, usiamo cadenza al turno dopo, così aumentiamo tutte le statistiche. Quindi, Getsuei. Madonna mia, non avrei mai pensato che un attacco così specifico ci sarebbe stato così utile. Non ci avrei mai pensato, onesto. Dai, ce la facciamo. Se non continua a curarsi, ce la facciamo easy. Il punto è che nonostante la nostra illusione aumentata, ci continuava comunque a colpire. Aia. Però forse questo ci permette anche di ammaliare anche lui, no? Proviamoci. Guarda, lo sapevo. Ci ho provato per provarci, però cavolo se lo sapevo. Oracolo, dacci qualcosa di buono. Tutte le statistiche, please. Perfetto. Ottimo, ottimo, ottimo. Brava ragazza. Getsuei. Così per i prossimi tre turni facciamo tutti più danno. Brava, finale tragico. Ok, facciamo la stessa quantità di danno che con gli attacchi di ghiaccio. 158. Aia, no, 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 no. Madonna, che palle. Brava, bravissima. Porca miseria, se sei brava tu. Brava ragazza, brava. Meno male. Tu invece, Getsuei. Continua a colpire. Qualcuno deve pur fare danno qua, eh. Oggetto.
cura Malia, visto che se no questo qua la cura. Questa qua la cura di sicuro. Quindi teurgia, colpisci. Perfetto, dai che ci siamo quasi. Siamo quasi alla fine. Mi spiace, nessuno è innamorato di te questo giro. Peccato. Quindi, giusto per stare tranquilli, curiamo tutti. Ecco, fatto, bravissima. Tu invece continua a ghezzueiare. Critico, un bel crittone. Perfetto, e vittoria. Con l'attacco giusto, nel momento giusto della partita. Il cuore non è un giocattolo. Madonna mia, siamo saliti tutti. E tra l'altro Jikokuten dovrebbe prendere una nuova abilità ora, se non ricordo male. Perfetto, possiamo anche portare più persone ora. Ok, no, a quanto pare no. Apprende solo lei un'abilità abbastanza inutile. Bravi ragazzi. Povero Junpei. Io non ho fatto niente, che palle. Sì, è vero. Junpei, che succede? Beh, è stata brava a curarci. Ti ringrazio. Lo so. No, Junpei, che c'è? La nostra squadra ha superato un altro pericoloso combattimento. Mi sembra che il livello di fiducia tra di noi sia aumentato. Beh, non sembra invece. Sembra che Junpei sia del tutto tranne che felice in questo momento, Ma non penso sia il fatto che non abbia combattuto. Sembra qualcos'altro, forse. So dai, Kari-chan. Davanti a noi è Junpei, bravissimi, proprio segreto, non dire nulla, brava. Ah, ce l'ha con noi perché voleva essere il leader. Abbiamo contribuito tutti. Beh, lui no, perché è rimasto fuori. Però sì, sei stato bravo. È ovvio che lui provi invidia verso di noi, Finalmente se l'è presa per un motivo giusto. Perché lei stava facendo la stronzetta, come al solito nei suoi confronti. Lui ci aveva le palle girate e gli ha risposto a tono. Ha fatto benissimo, ha fatto letteralmente bene. Mi sorprende che noi non ce ne siamo accorti comunque. Abbiamo sconfitto un'altra ombra di questo mese, due. Credo che ci saranno meno vittime per un po', ma sono a pezzi, non riesco a pensare ad altro. Forse dovrei tornare al dormitorio. Ok, lo sapevo, guarda. Eccolo qua, Joestar. E che ti aspettavi? Lo so, siamo bravi, lo so. Cos'hai scoperto? なるほど。 E chi è il nostro amico? So che probabilmente non c'entra, ma lui sembra molto uguale al presidente. Boh, potrebbe essere suo fratello, suo cugino. Non lo so. La somiglianza c'è, magari non del tutto, però...